La verità vi renderà liberi. Gesù, rivolgendosi a coloro che gli credono, li invita ad accogliere la verità per essere da essa liberati. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Rimanere, conoscere la verità, essere liberi. Imitando l'amore con cui siamo amati da Cristo, scopriamo la verità su noi stessi e sul perché siamo al mondo. In questa verità sperimentiamo la libertà. Comprendiamo che solo amando come Cristo realizziamo noi stessi. Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» I giudei non accettano di sentirsi dire che sono schiavi. Il peccato nasconde le sue catene. Mi sento libero nella mia vita? Gesù rispose loro: «In verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero». Dio vuole la nostra felicità, il peccato però ci rende schiavi. Solo accogliendo di essere figli di Dio, per merito di Gesù, unico figlio di Dio, riconosciamo di essere schiavi senza di Lui. Da Cristo impariamo la libertà di essere figli e quindi fratelli. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro». I giudei ritengono di ottenere il regno di Dio per diritto di nascita. Tutto gli è quindi dovuto. Se fossero davvero figli di Abramo, saprebbero come lui accogliere la volontà di Dio. Riconoscerebbero che Gesù è il volto di Dio. Gli risposero: «Il Padre nostro è Abramo». Disse loro: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro». Gesù rimprovera i giudei di essersi dimenticati di Abramo, di seguirlo solo a parole. Quando invece il nostro cuore ci spinge al male, siamo figli guidati dal male. Le nostre opere e parole dicono a chi apparteniamo. Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio». I giudei velatamente mettono in dubbio l'origine stessa di Gesù. Chiamano Dio loro padre, ma da loro escono parole di odio. Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Cristo è in Dio e viene da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Non si può riconoscere Dio come Padre rifiutando Gesù come suo figlio. Donami, Signore, di amarti e di amare come vuoi tu».